Inizia. Ci siamo, palla 2. Ancora scarico. Ben intercettato, può ripartire Triolo. Riparte Triolo, velocissimo, lascia Malavenda, potrebbe anche tirare. È il suo tiro questo. E realizza. Che però si trasforma in un assist per questa ripartenza di Pullano, velocissimo. Ripartire velocissima l'azione del Botteghello con questo tiro dall'Academy. Con questo gioco velocissimo che arriva dritto. Prende il blocco di Malavenda. Ancora per Triolo. Triolo potrebbe tirare. Prende, spara da 3 e va. Parte l'Academy veloce. Ancora con questo gioco Botteghelle. Vede benissimo il compagno che Triolo. Prende il blocco di Cimino. Prende, spara da 3. Francesco, Triolo. Lucia. Va Lucia. Va dentro Lucia. E realizza. Con tanta libertà. Bello il gioco su Cimino. Vede il taglio del compagno che va dritto al ferro. Ben tallonata, quella si trasforma in una palla recuperata sempre con Mazza che può andare folle, nemmeno ci prova con prova. Quindi vediamo se chiama qualche schema. No, va Triolo dentro. Schema Triolo contro tutti. Gemelli in campo. Pecoraro con questa, passaggio dentro che però era troppo difficile, è stato intercettato. Allora Triolo fa partire Demetrio, Malavenda che va dentro, Pullano. Va Mazza, è stata una caduta, va Mazza. E però non va, va Malavenda che potrebbe anche tirare, lo fa! Zamboni scarica fuori per questo tiro, piazzato da 2, è un... E allora può ripartire Mazza, che però viene scippato del pallone. E può ripartire con questo appoggio da sotto, comodo, Cristian. Sfida, va, recupera tutto Malavenda che può ripartire, velocissimo. Va Demetrio per Mazza. Arriva velocissimo Lucia da dietro come un treno. Passa a terra l'avversario, Larizza scarica fuori per Mazza che spara da 3. Scarico fuori che va dentro, quindi di forza. Va Mazza, va dentro Mazza contro 2 avversari. Ancora Zamboni che potrebbe tirare con questo tiro. Vediamo, intanto difesa forte da parte di Antonio Mazza che recupera palla. E Malavenda ringrazia 2. Larizza. Per Triolo, la palla arriva allora a Mazza. Consegnato per Cimino. C'è il taglio di Malavenda che andrà in angolo. Ancora Cimino col bolendo. Cimino contro tutti. Ancora Cimino di forza! Vede lo scarico. Va Triolo dentro. Si arresta Triolo con questo gancio difficile. Ancora la Rizza con questo giro. Vede Malavenda potrebbe anche sparare. La recupera Cimino di forza, di voglia! Anche questa scorribanda offensiva e a recuperarla sempre lui, Ciccio Cimino, onnipresente. Triolo vede con un passaggio illuminante. Matteo. Partire l'Academy. Lucia. Vede Pullano. La recupera quasi Mazza. Allora Lucia potrebbe tirare. Difende. E allora 55. Para contro il ferro. Allora c'è Larizza tutto solo. Viene fatto saltare e prende il fallo. Sbaglia il tiro aggiuntivo Mazza. Lucia per Pullano. Pullano con il dietro schiena. Zamboni, Zamboni questo tiro difficilissimo, appoggiato. 50. Triolo. Va Triolo, si arresta, tira. 61, 34. Per Lucia che potrebbe anche tirare, lo fa Cristian, Lucia, Colo non si capisce con Mazza, quindi possesso perso, va Lucia, va dentro Lucia, arresto, spezzato, e quindi 64, 39, e dai e vai, invece no, va dentro, Pecoraro questo tiro difficile, 65, quindi penetrazione forte da parte di Pecoraro, Pecoraro va dentro, di forza ancora Pecoraro, Andrea, va Mazza, velocissimo, si arresta, spara, 69, 49, ed è... In questo caso non riesce a realizzare Triolo. Va Triolo e realizza. Sbaglia Lucia, prende questo rimbalzo offensivo e realizza. 72-51. Potrebbe anche tirare, invece va dentro. Si gioca questo possesso così e non va. Belloci recupera questo rimbalzo offensivo di forza, di potenza. Con questo giro sfrutta tutto il perno che può. E 72-51.
Triolo prende, spara 3 in transizione. Ciccio Triolo. Va Malavenda, va dentro contro tutta la difesa. Ancora dentro Demetrio Malavenda. 2 punti. Piacere commentare questa partita con voi. Quindi Botteghelle che ottiene la seconda vittoria.